Maria, la Santissima Madre di Dio, sempre Vergine, è il capolavoro della missione del Figlio e dello Spirito nella pienezza del tempo. Lo Spirito Santo porta a compimento in Maria le attese e la preparazione dell'Antico Testamento alla venuta di Cristo. Lo Spirito Santo ha preparato anzitutto Maria con la sua grazia. Era conveniente che fosse piena di grazia la madre di colui nel quale, come ci dice la lettera ai Colossesi, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Per pura grazia ella è stata concepita senza peccato. Inoltre, al numero 723, il grande catechismo scrive: non solo lo Spirito Santo ha preparato Maria, ma lo Spirito Santo realizza il disegno misericordioso del Padre in Maria. È per opera dello Spirito Santo che la Vergine concepisce e dà alla luce il Figlio di Dio. La sua verginità diventa fecondità unica in virtù della potenza dello Spirito e della fede. Inoltre, al numero 724, sempre il grande catechismo scrive: in Maria lo Spirito Santo manifesta il Figlio del Padre divenuto Figlio della Vergine. Ella è il roveto ardente della teofania definitiva. Ricolma di Spirito Santo, mostra il Verbo nell'umiltà della sua carne ed è ai poveri e alle primizie dei popoli che lo fa conoscere. E continuando, il grande catechismo scrive: infine, per mezzo di Maria, lo Spirito Santo comincia a mettere in comunione con Cristo gli uomini, oggetto dell'amore misericordioso di Dio. Gli umili sono sempre i primi a riceverlo, i pastori, i magi, Simeone e Anna, gli sposi di Cana e i primi discepoli. E infine, ancora il grande catechismo scrive: al termine di questa missione dello Spirito, Maria diventa la donna, nuova Eva, madre dei viventi, madre del Cristo totale. In quanto tale, ella è presente con i dodici, assidui e concordi nella preghiera. All'alba degli ultimi tempi, che lo Spirito inaugura, il mattino di Pentecoste, manifestando la Chiesa.